Ben ritrovati cari amici da Stile Orso, un grande abbraccio a tutti voi. Oggi andiamo a vedere un inchiostro, vi anticipo già, secondo me bellissimo. Parliamo di un inchiostro della Jacques Herbin, una linea dedicata a Parigi, si chiama la collezione Paris, composta da 5 tonalità, quella che andiamo a vedere oggi è la Métropolitaine. Le altre sono Moulin Rouge, Tour Eiffel, L'Étoile de Paris e Rue de la Verrière. Allora, verde, io sapete, ho una predilezione per il verde e poi c'è anche un motivo in più che mi fa amare questo inchiostro. Beh, sono anche un amante dell'architettura e quindi queste bellissime entrate della metropolitana progettate da Hector Guimard sono una chicca. Herbin con questo inchiostro cerca di replicare il colore tipicamente verde, dovuto alla situazione del ferro e della ghisa con cui sono state realizzate in un inchiostro. E vedremo, secondo me ci riesce molto molto bene. Non si tratta di un inchiostro dal costo eccessivo, non è un inchiostro premium, costa come gli altri di Herbin, quindi un rapporto qualità-prezzo buono, perché gli inchiostri Herbin, salvo pochissime eccezioni, sono veramente inchiostri ottimi, affidabili, made in France. E qua c'è la descrizione. Dice una cosa interessante che in realtà in parte già sapevo, ossia che le opere di Guimard, quando lui era in vita, non è che fossero molto apprezzate. Un destino simile a quello, diciamo, della Tour Eiffel, che inizialmente non piaceva. Anche questi ingressi della metropolitana, ne vennero realizzati ben 167, ne sono rimasti soltanto 87, perché all'epoca Quest'art nouveau, questo ferro battuto dalle forme floreali, non è che piacesse molto, mentre invece adesso è diventata un'icona e la troviamo dappertutto nei negozi di souvenir a Parigi. In qualche modo mi ricorda anche Montmartre, ma anche i grandi boulevard progettati dal barone Haussmann. Bene, barattolino, come al solito, molto bello. Il design vintage di Herbin con questa scanalatura che ci permette anche di appoggiarci sopra una penna di dimensioni piccole. In questo caso la andiamo a provare su una penna dal fusto molto economico, ma dal pennino interessante, una manuscript con un pennino italico. Allora, andiamo subito a vedere un po' qual è la resa cromatica con un cotton fioc di questo meraviglioso inchiostro. Vediamo se ricorda un po'. Vedete, è un verde con sicuramente degli influssi sul blu, non certamente sul giallo. Però è una tonalità che veramente ricorda questi ingressi, queste virgolette d'ingresso progettate da Guimard. Allora, andiamo un po' a vederla invece su una penna, questa andiamo per intenzione e vi devo dire è un inchiostro che io sto usando anche su un'altra penna che abbiamo visto recentemente, la Narwhal. Allora, vediamo un po'. Herbin, Vert, Métropolitain. Allora, saturazione. La saturazione è molto buona. In video sembra un po' più chiaro di quello che è effettivamente, ma la saturazione è molto, molto buona. Ovviamente non è un verde scuro, non è un verde nero, ma comunque la leggibilità è garantita. Mi rendo conto che in video sembra davvero molto molto più chiaro di quello che in effetti è. Vediamo subito il discorso del tempo di asciugatura. Siamo su carta. Ma che bello questo inchiostro, guardate, ha anche un flusso, ma questo poi ne parleremo. Tempo di asciugatura, vediamo se 5 secondi sono sufficienti. Oppure ne occorrono qualcuno di più. Siamo su carta
come dicevo, molto economica, per cui siamo avvantaggiati. 5 secondi siamo al sicuro. Quindi un tempo di asciugatura veramente, veramente rapido. Allora, shading, beh sì, è un inchiostro decisamente, come dico io, dinamico, cioè non è un inchiostro piatto che solo quello e basta, no. C'ha le sue sfumature veramente, veramente interessanti. Andiamo a vedere un po' lo spiumaggio. E così mi sembra di potervi dire che lo spiumaggio è davvero assai contenuto, ma voglio comunque fare uno zoom e andare un po' a calcare per vedere se abbiamo spiumaggio. Direi assolutamente no, nonostante ci troviamo su carta davvero, davvero economica. Quindi passiamo un po' a valutare il trapassamento. Vediamo se è un inchiostro che attraversa il foglio oppure no. Ma devo dirvi, trapassamento anche in questo caso assai, assai basso, contenuto. È un inchiostro secco o un inchiostro, tra virgolette, fluido, lubrificato? Quindi vediamo un po' il discorso della lubrificazione. Allora, sono con un inchiostro, scusatemi, con un pennino italico, quindi non stondato con angoli vivi, e nonostante questo il pennino sento che, come dire, scorre, quindi la lubrificazione è buona, non è affatto un inchiostro secco. L'ho provato anche naturalmente su un'altra penna, sulla Navalur Original Plus, e anche lì nessunissimo problema. Sicuramente non è un inchiostro che tende ad allargare il tratto, questo sì, però non è un inchiostro secco. E andiamo un po' a vedere com'è, se c'è anche il discorso resistenza all'acqua, se è un inchiostro che resiste all'acqua oppure no. Il contesto è sicuramente un contesto informale, perché non è, a mio avviso, abbastanza scuro da poter essere usato anche anche in contesti lavorativi molto formali, no? Però non è nemmeno, come dire, molto frivolo. È comunque un inchiostro che ha la sua, insomma, non è per dirvi un fucsia che può essere veramente molto limitativo ad alcune cose. Resistenza all'acqua no, non l'abbiamo, né onestamente me l'aspettavo. Quindi resistenza all'acqua no, non c'è. Assolutamente no. Il costo, siamo in linea con il costo degli inchiostri Airban, quindi circa 10 euro circa per una boccetta da 30 ml. È un inchiostro che consiglio? Sì. Allora, dovete essere amanti del verde e in qualche modo dovete essere anche un po' amanti di Parigi, però è un inchiostro verde. Credetemi, in video, guardando lo schermo, sembra più chiaro di quello che è. Adesso mi avvicino un po' e vi posso assicurare che è un verde davvero fascinoso, fascinoso e con molte sfumature, che non spiuma, che non trapassa, ben lubrificato. Insomma, se vi piacciono i verdi come a me piacciono molto, vi devo dire che Airban anche questa volta ha fatto centro. Ha fatto centro sicuramente. Per carità, lo proverò ancora a lungo su altre penne. Se ci saranno magari degli aspetti che col tempo magari verranno fuori, che non avevo valutato in questa prima recensione, sarò il primo a dirvelo, ma conoscendo gli inchiostri di Airban difficilmente si hanno brutte sorprese, difficilmente si hanno brutte sorprese. Poi vi dico, se siete anche amanti di Parigi, beh, assolutamente imperdibile. Dove lo trovate questo inchiostro? Lo trovate
sul sito dei nostri amici della stilografica.it, convenzionato con il mio canale, mettendo la parolina Stilorso, ottenete in fase di checkout un 10% di sconto, che non fa mai male. Bene, da parte mia io vi invito a iscrivervi al canale, mettete mi piace, fatemi sapere se anche voi avete provato questi inchiostri Airband della linea Parigi. Secondo me ne vale veramente, veramente la pena. Iscrivetevi, mi raccomando. Un grande abbraccio e alla prossima da Stilorso.